Oggi ho fatto queste, sono senza uova e adesso me le mangio tutte a colazione. Prendo tre mele, le sbuccio. Una volta sbucciate, le tagliamo a metà, così rimuoviamo il torsolo. E ora taglio le mele a pezzettini piccoli. Diana, vuoi che lo faccio io? Vuoi che ti aiuto? Dai, dammi una mano. Ma che ci fai con la coperta addosso? È freddo oggi. Com'è Eh freddo? sì, cosa devo In fare? cucina con la coperta. Vabbè, dai. Guardate che bel lavoro, ragazzi. Come quelle di Diana. Avete visto? Lasciate un applauso nei commenti per Alessio. E ora con queste bellissime mele cosa facciamo? Non lo so, dimmelo tu. Era una domanda retorica. Ah, ok. Comunque le mettiamo in una padella capiente. Aggiungo una bella spolverata di cannella. Anche a voi piace la cannella? Fateci sapere. Aggiungo anche un cucchiaio di eritritolo. Ovviamente si può usare anche lo zucchero se Lo stavo per vogliono, dire. eh? Ok. Bravissimo. Sì, potete usare un altro dolcificante che preferite. Diana, ma si può sapere che cosa stiamo preparando oggi? Gli ingredienti sembrano molto, molto, molto interessanti. Beh, una ricetta molto buona, buonissima direi, perfetta per la colazione. Piacerà a tutti, anche ai bimbi, anche a quelli che... Ok. Anche ai bimbi giganti. anche i bimbi giganti, come noi. Esatto. E ora mi sposto di là ai fornelli. Quindi cuocio le mele per un paio di minuti. Aggiungo anche un goccio di latte di soia, o va bene anche quello di mandorle. Quindi copro con il coperchio e lasciamo lì, tranquille. Nel frattempo prepariamo l'impasto di questa ricetta. Quindi in una ciotola metto 150 g di farina, io sto usando quella di grano saraceno. Ovviamente si può usare anche un altro tipo di farina, dipende quella con cui vi trovate meglio. Giusto Alessio, però ricordate comunque che ogni farina assorbe l'acqua in modo diverso, quindi alcune farine potrebbero anche richiedere un uovo o due per far sì che tutto stia insieme. E ora aggiungo 400 g di acqua. L'aggiungo gradualmente e mescolo, così sciogliamo bene tutti i grumi. Diana, ma se al posto dell'acqua si utilizza latte di soia o latte di mandorle, va bene lo Va stesso? benissimo. Io aggiungo anche qui della cannella perché ci piace. Un pizzico di sale, non troppo, mi raccomando. Finito, Diana. Finito. Quindi senza uova. Senza uova, questo impasto non ha uova. E vai! E ora prendo della pastella con il mestolo e la distribuisco nella padella. Prima in centro e poi roteiamo, roteiamo, come si dice, la padella. È normalissimo che vengano questi buchi perché non ci sono le uova nella pastella e quindi fa questa reazione a contatto con il calore la pastella. Ma tanto alla fine vedrete che la crepe verrà bellissima. Come vedete, piano piano si stanno staccando i bordi. Quindi basteranno proprio 10 secondi, La giriamo dall'altro lato e cuociamo per altri 10 secondi, non di più. E direi che ci siamo, la prima crepe è pronta. Perfetta. E ora facciamo anche le Diana, ancora sono incredulo che abbiamo fatto queste crepe completamente senza uova, solo con farina e acqua. Bravissimo. Beh, è possibile, ogni tanto è possibile. E ora siamo pronti per farcirle, ma prima mettete un mi piace a questo video e condividetelo, mi raccomando, tutti devono fare questa ricetta perché è senza uova ed è facilissima e soprattutto deliziosa. Prendiamo la prima crepe e poi qui ho della Nutella fatta in casa che io ho diluito con del latte di soia semplicemente. Quindi ne prendo un po' e la spalmo sulla crepe. Poi prendo un po' di mele che abbiamo cotto prima e ora arrotolo la crepe. La mettiamo qui perché adesso vedrete che cosa facciamo. Rimanete con noi. Continuiamo anche con le altre. Ragazzi, guardate cosa stiamo combinando. La montagnetta. Guardate che meraviglia. E ora concludiamo con una bella crema di burro di mandorle. Quindi ho preso semplicemente il burro di mandorle e l'ho diluito con del latte di soia. Vabbè, ma questa è una, secondo me questa è una delle migliori ricette, ragazzi. Siete d'accordo? Fatecelo sapere qui nei commenti, ovviamente. Ma non è finita qua, vero? No, cannella. E Wow, Diana. per finire dell'eritritolo oppure zucchero, anche va bene.
Assaggio. Assaggio, dai. Finalmente. Come sono? Mamma mia. Sono buone? Una cosa incredibile.